Lei è il familiare di una vittima delle adiatine? Sì, è mio padre, De Angelis Gerardo. E quando sapeste della morte? Dopo la liberazione? Sì, aspettammo la liberazione perché in quei giorni di disordine c'era sempre la speranza che non fosse vero, che fosse accaduto qualche cosa di diverso. Si vive in quei momenti, in quell'illusione. Poi venne la certezza quando ci fu la liberazione, il riconoscimento delle salme, cominciarono a riconoscere le salme da quello che avevano indosso, tagliavano un pezzettino di stoffa, quello che avevano. Così chiamarono anche voi? Sì, chiamarono anche noi perché appunto c'era il nome di mio padre nel portafoglio, e chiamarono, poi qui veniva anche tanta gente, poi ci fu la comunicazione proprio ufficiale, le mie sorelle dovettero andare in ufficio a firmare un verbale. E anche per identificazione con il proprio? Sì, sì, quello era il verbale proprio di come avevano trovato la salma, in che posizione, come si trovava, il verbale che non ebbero nemmeno il coraggio di leggere perché le sorelle così giovani, sì, non ebbero nemmeno il coraggio di leggerlo, non lo fecero firmare e basta. Qui ci chiesero di vederlo, ma non avevano il coraggio, preferimmo ricordarlo così solo dopo.